Siamo con Raffaello Conte, direttore della Malgrado Tutto, siamo dei volontari del Centro Studi Future per il progetto Salvo d'Acquisto. Stiamo svolgendo una inchiesta sociale su come sono cambiate le priorità di vita a seguito della pandemia. La ringraziamo per aver risposto, per aver dato la disponibilità a rispondere alle nostre domande. A seguito del virus, come sono cambiate le sue priorità di vita? Le mie personalmente lasciano il tempo che trovano. Quelle della comunità invece in maniera totalmente eccezionale, nel senso che una cooperativa come la nostra, che si muove a 360 gradi, ha avuto, specialmente nella protezione civile, nello stare con gli altri, nella città, ma in tutte le attività che noi svolgiamo, l'impatto e il cambiamento è stato notevole. Tieni conto, per esempio, ti faccio un esempio banale: semplicemente ad accogliere i ragazzi tossicodipendenti o quelli che arrivano dal carcere, con la nuova normativa, questa qua di difesa Covid, abbiamo dovuto naturalmente mettere in atto quarantene comunque, al di là se fossero, cioè, in un modo o nell'altro, ma abbiamo. E dobbiamo avere l'accortezza di ospitare per 15 giorni i ragazzi in isolamento. La totale chiusura nella struttura per quanto riguarda invece i ragazzi con disagio mentale è stata quella di non poter accogliere nessuno, nemmeno i genitori, in un certo momento della vita di quarantena. La stessa cosa per gli altri ambiti, no? Anche il lavoro che noi svolgiamo nel verde. Ha subito notevoli cambiamenti. Ecco, quindi voglio dire, di fatto noi siamo il contraltare di tutte queste nuove norme che in un attimo ci siamo trovati. Da un essere cosiddetti felici ad avere questa improvvisa esperienza Covid, che fra le altre cose ci lascia nel vuoto più assoluto nel tentare di capire. Perché non è tanto il fatto di sapere perché c'è stato il Covid in alcuni posti, ma la cosa più importante è capire perché in altri posti non c'è stato. Perché noi in Calabria siamo stati un'isola felice quando altri morivano in maniera esponenziale, 1.000-1.200 morti al giorno. Noi invece questa cosa qua non l'abbiamo avuta, per cui noi ci troviamo di rimbalzo a subire una situazione, subire, a tentare di inseguire una situazione che ci deve portare alla consapevolezza di essere salvaguardati, ma non avendo direttamente vissuto i drammi del nord. Quindi è questa la cosa. Bene, ora una domanda diciamo più personale. Cosa c'è al vertice delle sue esigenze ora? E su una scala di valori, come sono posizionati la famiglia, le passioni, il lavoro, gli hobby? Questa cosa qua, insomma, ti riduce all'essenza anche il fatto di vivere una normale vita, no? Perché tutte le certezze che avevi prima e che erano lontane 1.000 miglia da quella che era la concezione della cosiddetta morte, dell'ipotesi di avere i figli magari ingiuriati oppure i nonni, eccetera, eccetera, è chiaro che ti porta a una concezione più semplice della vita e più razionale. Ti incupisce questo stare ad aspettare questa ipotesi di malattia, di eventuale sofferenza per i tuoi e per te stesso. Quindi è chiaro che in un attimo, in 3 mesi, cambia la concezione della vita, cambia il fatto di stare chiusi, la quarantena, quindi con costrizioni che sono micidiali per l'animo umano, per la persona. Ed è chiaro che poi c'è questa speranza, questo perché finirà, insomma, no? Chiaramente finirà. Stiamo aspettando di capire adesso, con questi mesi invernali, se si ripete questo trend così micidiale, no? Ma sicuramente c'è la speranza che è superiore alla cosiddetta tragedia, per cui noi siamo fiduciosi, ecco, questa è la cosa. Non c'è mio patema d'animo in negativo, no? Io pure sono 65 anni, sono diabetico, sarei il primo della lista, voglio dire, no?
ma anche in queste condizioni c'è una serenità d'animo che travalica il fatto della tristezza di quel che è stato. Certo. Ultima domanda. C'è un aspetto in particolare della sua vita che ha cambiato rispetto a prima? Ma ben poco, voglio dire. Ben poco. Io quando ho saputo all'inizio che c'erano queste ipotesi di contagio da parte degli abitanti della Cina e quindi dei negozi cinesi, siccome io sono molto scettico, insomma, come San Tommaso, sono andato nei negozi dei cosiddetti cinesi, no? E quello che sicuramente non ha cambiato la mia vita è questo mio essere propositivo e ottimista nei confronti della vita e degli altri, per cui, ma ti ripeto, tutto si rifà anche alla concezione della vita stessa e del fatto che tu sei di là con gli anni, no? Cioè, se noi abbiamo paura di un semplice virus, è finita. Virus o non virus, voglio dire, quello che all'ultima e alla fine conta è camparsi alla vita, per cui non c'è stata una paura di base, capito? Cioè, accettare serenamente quello che è e quello che sarà, per cui io ho fatto tutte le cose che abbiamo distribuito mascherine, siamo andati in posti dove nessun altro voleva andare, perché non ti dimenticare che nei primi momenti, quando c'era questo terrore del contagio, nessuno voleva andare assolutamente vicino al semplice contagiato. Invece noi abbiamo portato vive, sostentamento, abbiamo portato conforto, quindi in maniera particolare, come abbiamo sempre fatto, come ho fatto io da sempre, sono andato dove c'era il problema. Bene, noi la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi.